Certo, per la zona. Tu conosci la zona, vedi il banco e le dimensioni e dici, questo è piccolo, non vale la pena. Però questo non esiste soltanto qui. Questo per me si fa in tutti gli oceani e con tutte le specie. Il problema dell'ipersfruttamento arriva da lì, dalle fabbriche. Per quanti giorni scarica? 3 giorni. Una volta in porto ci mettono 3 giorni per svuotare le stive. Ma quali sistemi di pesca usano per riempirle? Usiamo i sonar. I sonar. Vediamo il pesce e quello che facciamo è ruotare intorno al banco. Per trovare i tonni come fai? Con la vista. Con la vista. Solo con gli occhi e senza la tecnologia in realtà non pescherebbe molto. Il capitano non parla del metodo che usa perché è molto discusso, ovvero gli oggetti galleggianti che attirano i pesci e quindi il tonno che li mangia. La rete intrappola tutti in modo indiscriminato, il tonno giovane e tutte le altre specie. I pesci più piccoli riescono a fuggire se sono vicini alla rete, ma la maggior parte viene soffocata e uccisa. Infine, ributtata in mare. È chiamata cattura accidentale. In realtà è un danno collaterale di notevole entità. I biologi hanno calcolato che nel solo Atlantico le specie catturate e ributtate siano 150. Tra queste alcune in pericolo di estinzione, come tartarughe e mante. Ma dall'industria viene considerata spazzatura. Il 99% di quello che non è tonno viene ributtato in mare. Torna in mare. Morto o vivo? Credo proprio morto. I pesci ributtati sono tanti. Il dorado. Avrebbero tutti un mercato. Il direttore commerciale della Sea Harvest, piccola azienda nelle Seychelles, vorrebbe comprare dai pescherecci tonnieri pesce di scarto. Certo, c'è un mercato qui alle Seychelles, ma lo vorrebbero anche alcuni paesi africani. Per esempio? Il Sudafrica, per alcuni pesci. Abbiamo intenzione di fare dei bastoncini di pesce. Ci sono tante persone da sfamare. Ma le navi tonniere hanno interesse a riempire le stive con il tonno. È un'industria che non fa sconti a chi si mette in mezzo. Gli animali che si vedono intrappolati nelle reti sono delfini. Le immagini filmate da un biologo dell'associazione americana Heart Island Institute rappresentano la strage collaterale della pesca del tonno nel Pacifico, dove i tonni vivono in simbiosi con i delfini. Per i pescatori è una fortuna. Infatti il delfino, dovendo emergere per respirare, viene avvistato e circondato insieme ai tonni. Questi ultimi finiscono nelle stive, mentre i delfini ributtati in mare agonizzanti. Soltanto quando questa verità, all'inizio degli anni 90, venne allo scoperto e l'opinione pubblica americana reagì con sdegno, l'industria conserviera chiese ai fornitori di cambiare metodo di pesca. Nel giro di pochi anni si adeguarono quasi tutti. Un esempio del potere dei consumatori che, forse non a caso, vengono lasciati all'oscuro. Una buona parte del tonno pinna gialla in circolazione nel mondo, quindi anche quello che troviamo sui nostri scaffali, proviene dal Pacifico. Dunque, chi ha mangiato il tonno pinna gialla fino alla metà degli anni 90 ha contribuito inconsapevolmente all'uccisione di almeno 7 milioni di delfini. Oggi il tonno sui nostri scaffali è in gran parte certificato con il marchio Amico dei Delfini o Dolphin Safe. Ma la pesca al tonno che cattura delfini non è scomparsa del tutto. Sì, preferisco comprare se è Dolphin Safe o commercio equo. I produttori sanno bene che quel logo piace. In fondo, il delfino è amato molto più di altre creature marine. The best tuna is now in a snack to go. Tuna to go from John West. Suggestiva pubblicità, ma lo squalo, più che mangiare tonno, viene ucciso dai pescatori di tonno. Presi all'amo, come le tartarughe, alcune specie di squali sono seriamente minacciate di estinzione a causa della pesca praticata con le lenze. Lenze che possono arrivare a misurare anche 100 chilometri, lungo i quali vengono attaccati migliaia di ami. Le prede più grandi restano appese senza morire anche per giorni, prima che la barca li recuperi.
Ai pesci, forse perché non emettono suoni, lamenti, l'uomo infligge sofferenze che risparmia agli altri animali di cui si nutre. È con questo sistema che viene pescato anche il tonno destinato al mercato del crudo. I metodi più sostenibili esistono. Sono gestiti da pescatori artigianali dei paesi in via di sviluppo. La pesca al tonno potrebbe essere per loro un importante sostegno economico. Invece, le flotte europee ed orientali portano via tutto il tonno. E sorprende che, nonostante i loro fatturati, abbiano anche bisogno dei soldi dei contribuenti europei. Quanto costa questo bellissimo peschereccio? Questa? 40 milioni di euro. È così. All'armatore di questa barca i contribuenti europei hanno regalato 4 milioni di euro. L'Europa finanzia la pesca globalizzata per un prodotto che ne è il simbolo. Il risultato è che il tonno viaggia più da morto che da vivo, anche se è uno straordinario migratore. Quindi comunque la fase della preparazione del tonno viene quasi sempre fatta nei paesi in via di sviluppo? Oggi una gran parte dell'attività è fatta là o come preparazione dei filettoni semilavorati o come produzione della scatoletta. I responsabili sono in blu, le altre sono delle pulitrici oppure delle operatrici alle macchine. E qui cosa controllano? Se la qualità è quella... rispondente alle specifiche dei clienti oppure interni. Assaggiano pure? Sì, tutti assaggiano. Tutti i giorni? Tutti i giorni. Certo, di prima mattina assaggiano il tonno. Questo è un lavoro, è l'ultima parte del controllo qualità, prima della spedizione. Un tavolo di questi ha circa 70 persone e riesce a fare 25 tonnellate. Loro si conservano le spine perché hanno un premio anche in funzione di quanti ne fanno. Ma veramente? Siamo circa 2.400 persone. Lavoriamo su praticamente 3 turni e non ne abbiamo abbastanza locali, quindi abbiamo circa il 60% di locali e il 40% di altri paesi, Thailandia, Filippine, Madagascar, Kenya, India. Però abbiamo la regola di offrire esattamente le stesse condizioni che ricevono i lavoratori delle Seychelles, i lavoratori locali. C'è lo stesso stipendio? Stesso stipendio. Che tra l'altro è più o meno? È intorno tra i 15 e i 18 dollari al giorno. Li chiamano espatriati e sono un migliaio. Vivono in aree periferiche della capitale in grandi edifici che ospitano gruppi dello stesso sesso e nazionalità. Appeso alla porta un foglio con su scritto i nomi di chi occupa quella stanza. L'azienda paga loro tutto, il viaggio aereo, vitto e alloggio, per 2 anni la durata del contratto. Noi dobbiamo soltanto lavorare, dormire, laviamo i nostri vestiti. Siccome i locali hanno una famiglia qui, di solito i turni di notte li facciamo noi espatriati. Può tornare in Madagascar qualche volta? Ogni 2 anni andiamo in vacanza. Pagano loro il volo? Sì, pagano loro. I dipendenti delle Seychelles lavorano 8 ore al giorno, noi invece 9 ore e mezzo. Poi lo straordinario. E lo straordinario? No, dobbiamo farlo, anche la domenica. E dal punto di vista umano la sostenibilità, mi diceva, viene garantita da un audit? Voi fate dei controlli? Noi abbiamo 3-4 audit all'anno dei più grosse catene sui mercati europei che per il loro regolamento interno mandano gli ispettori, che poi sono... Boro Veritas, SGS, sono le grandi organizzazioni che fanno ste verifiche. E loro da soli, autonomamente, vanno a vedere che cosa? Se queste persone, come vengono trattate, così funziona? Vedono che le condizioni di... Primo, che ci sia il diritto sindacale. Secondo, che la mensa esista, che la qualità della mensa sia buona, che la qualità degli alloggi sia buona. Dove le alloggiate? Stanze di che tipo? Ma in immobili... Cioè, voglio dire, come considerano questi auditor? Ma senta, abbiamo avuto il pieno dei voti, quindi a un certo momento tutte le grosse organizzazioni, Carrefour, Tesco, Asda, Walmart...
Quale sarà il livello eticamente accettabile per gli ispettori inviati dalle grandi distribuzioni organizzate che, come noto, fanno a gara per abbassare i prezzi sugli scaffali?